Ciao ragazzi, allora questo video è in collaborazione con la Bon Pretty Store. A differenza di tutte le persone che collaborano con loro, che hanno il bigliettino da mostrarvi, io non ce l'ho perché nel mio pacco non c'era. Non so, forse si sono dimenticati di inserirlo. Comunque vi lascio il link del sito qui e anche sotto nell'info box con il link al collegamento diretto del prodotto che andrò a mostrarvi. Allora, ho deciso di farmi inviare una cosa diversa dal solito, perché molte ragazze di solito si fanno inviare il make-up, o bijou, accessori, ecco. Io ho deciso di farmi mandare una cosina che mi è sembrata carina e originale. Praticamente è un chip makers, chips makers direi. È un aggeggino che serve per creare le patatine tipo quelle in busta che comprate nei negozi, ai bar o ai supermercati. Allora, l'aggeggino in questione è questo qui. Eccolo. Praticamente è composto da questo qui, che è l'aggeggino dove si inseriscono le patate, questo che serve per tagliarle sottili, il contenitore che sta sotto in cui cadono le patate una volta che le tagliate, e quest'altro aggeggino qui che serve per aiutarvi a spingere la patata e fare in modo che si tagli bene senza che vi tagliate le mani. Allora, devo dire che io l'ho usato per fare il video, ovviamente, che dopo lo vedrete. Mi sono trovata molto bene. Dice che per una cottura ottimale dovrete mettere, innanzitutto vanno fatte al forno a microonde. Per una cottura ottimale il forno a microonde dovrebbe restare tra gli 800 e gli 850 watt e devono cuocere per 4 minuti. Il mio forno a microonde al massimo arriva a 800 watt. Quindi nel video vedrete che io l'ho cotti per 4 minuti, ma poi ho dovuto aggiungere altri 2 minuti, perché come ho detto era 800 watt e 4 minuti non sono bastati, quindi praticamente per 800 watt un 6 minuti vanno bene. Fatte in questo modo sono senza olio, quindi sono molto più leggere, e dopo averle cotte le inserite in un piattino, in una bustina, potete inserire il sale. E niente, vi mostro l'aggeggino un pochino nel dettaglio. Lo vedrete sporco il mio perché ho provato a farlo anche con i pomodori, poi dopo con le melanzane. E una volta fatto con i pomodori mi si è macchiato, cioè l'ho lavato perché è pulito, ma è rimasto macchiato del succo del pomodoro. Io non lo so, adesso cercherò, non voglio neanche strofinare troppo perché poi dopo si rovina essendo questa plastica. Spero che riesca a toglierlo. Comunque, se non si toglie, lo lascerò così, l'importante è che funziona, so che è pulito. Quindi praticamente si presenta in questo modo. Questa qui è la ciotolina sotto, in cui voi prendete questo che è il tagliere, lo incastrate in questo modo, sì. Ok, ci passate la patata sopra, magari aiutandovi con questo che è fatto così, quindi attacca sopra la patata e vi aiutate spingendo così. Quindi quando tagliate le patate cadono tutto all'interno del contenitore. Una volta, io ve lo sto spiegando un po' così, la rinfusa, dopo comunque vedrete il video. Una volta tagliate le patate, togliete questo. Prendete questo. Le patate le lavate, aspettate che si asciugano e le mettete all'interno dei taglietti che trovate qui. Se riuscite è meglio metterli una sì, una no, una sì, una no, perché sennò si attaccano un po' le patate. Se no va bene anche se riuscite, se le mettete tutte quante nei taglietti, casomai cercate di staccarle piano piano in modo che dopo quando siano cotte non si stacchi, non si rompino. E niente, quindi prendete questo, lo mettete nel forno a microonde e al tempo che vi ho detto prima, quindi 800-850 watt per 6-4 minuti. E lasciate dentro, aspettate che si cuociano, poi una volta cotte le inserite in un piattino o in un sacchettino e mettete il sale. Io mi sono trovata molto bene, mi è piaciuto molto come vengono le patate perché vengono davvero molto simili a quelle imbustate e sono molto buone. Come ho detto già, ho provato anche a fare le melanzane e i pomodorini. I pomodorini vengono un po' troppo secchi e
mi escono, scendono un pochino da dentro i taglietti, quindi non credo che sia tanto indicato per quelli, anche se sulla figura che vedete qui ci sono sia le zucchine, le melanzane, i pomodori, le patate. Non so, non riesco a capire visto che è tutto in cinese, giapponese. Comunque, le melanzane sono venute buone, proverò a fare anche le zucchine. E mi è piaciuto, devo dire che sono rimasta molto soddisfatta e ringrazio la Bon Pretty Store per aver collaborato con me. E per tutte le persone che vogliono fare un ordine, che vogliono prendere qualcosa sul loro sito, che comunque, come già vi ho detto, vi lascerò sotto nell'info box e anche qui nel video. Mi hanno lasciato un codice sconto che potrete inserire una volta fatto l'ordine nel sito e del 10%, quindi uno sconticino al 10% è sempre buono in questi momenti di crisi, no? E il codice da inserire è CHLW10. Ve lo riscrivo qui nel video, ve lo lascio anche sotto nell'info box. Niente, io vi invito a visitare il loro sito e a fare degli acquisti, anche perché essendo prodotti che vengono da Singapore, a me hanno messo 3 settimane e sono arrivati senza pagare dogana e niente. Ciao ragazze, al prossimo video. E buona visione del tutorial di come utilizzare questo chip maker. Allora, prendo 2 patate e le vado a tagliare, a sbocciare. Lo aggiungo in questo modo. Prendo la mia patata. Molto sciacquati, ne prendiamo una per una e le adagiamo sul foglio di carta assorbente. Una volta ben asciutte, prendiamo le nostre patate e le adagiamo all'interno di queste canestranellature. In questo modo. Ora le prendiamo e le mettiamo nel microonde. Inseriamo quindi le patate nel microonde. Chiudiamo. Mettiamo i watt alla massima potenza. Quindi in questo caso 800. Sarebbe 800-850 per 4 minuti. Metto i 4 minuti. E vado. Una volta cotte, questo più o meno è quello che otterremo. Adesso le mettiamo nel piatto. Eccole, tutte messe nel piatto. Praticamente questo più o meno è quello che dovete otterrete. Vedete?
sono friabili come le patatine che trovate nel sacchetto. E a questo punto mettete un po' di sale. Adesso non resta che mangiarle e assaggiarle e sentire come sono, che sono davvero ottime. Ve le consiglio, quindi vi consiglio anche questo prodottino e ringrazio ancora la Bon Appetit Store. Un bacio!